E buongiorno, mi amate puzzle poverotti gamers, come state? Spero tutto bene, io sono tipo 40 minuti che cercavo di loggare, non so parlare, loggare in questo server super mega ultra ricco e spero di averlo beccato. Allora, qui sono nella casa che ho fatto con la mia fidanzata, anche se oggi non è un giorno, cioè non è un video con la mia fidanzata, ma volevo prima di tutto andare nella caverna a vedere se c'è qualcosa da poter ottenere. E poi guardate un po', 26 ricompense RGB, ragazzi. Se non mi esce quella squid, urlo dalla finestra. Non lo so che cosa faccio. Allora, prima di tutto andiamo a vedere. Questa è la mia tigre violetta che mi ha regalato la mia fidanzata, mentre io le ho regalato un safari egg, che mi piacerebbe sapere con cosa l'ha scambiato, perché mi sembra che l'abbia scambiato. Mi ha scritto che ha fatto un bel trade e poi gli chiediamo allora nel prossimo video con cosa ha scambiato. Allora, vediamo se ho beccato il server. Ma certo che ho beccato il server. Togliamo subito la tigre prima che la vogliano. Equipaggiamo il camaleonte. Anche se tanto non lo scambio. Vediamo se c'è qualcosa. Sì, che ci interessa il coccodrillo neon. Ci interessa. Ma questo ha fatto il camaleonte neon. Ma come hai fatto? La giraffa neon. Raga, ma come avete fatto? Giraffa normale, una ce l'ho. Candy cannon. Candy cannon. Che dovrei averne ancora uno, ma lo voglio tenere. Frost dragon neon. Frost dragon mega. Ah, aiuto. Allora, a me piacerebbe molto ottenere questo coccodrillo neon. Quindi apriamo il nostro sito. Elenco valore di mali domestici. Sono 4 coccodrilli. Vediamo che il coccodrillo sta al 32. Quindi se io mettessi qua, proviamo con le ovette così capiamo a che punto stiamo. Farm egg per, qualcuno sta facendo suonare la palla, crocodile neon. Ah, addirittura vale di più un farm egg del coccodrillo neon. Aiuto, non so che cosa ho fuori. Coccinella di diamante, ma ragazzi non so che cosa ho fuori in questo momento. Drago lavanda, vediamo se ho delle uova. Mettiamo le uova, non... Ah, ho fuori il camaleonte, ecco cosa c'è. Un drago lavanda per un farm egg. Sta mettendo dell'altro, perché non mi ricordo quanto vale il drago lavanda. Ma siccome ne vorrei ottenere 4, quasi quasi, allora mandiamogli il primo accetto. Il drago lavanda sta al 21, io sto al 18. Bah, contando che ci ha messo un unicorno d'oro e un aperè che non me ne faccio niente, però in realtà siamo già a 2 draghi lavanda, se ne riesco ad avere altri 2 lo faccio io. Dai, accettiamo questo. Questo è andato. Tanto per me le uova io ce la faccio poi a rifarmeli. Controlliamo. Animali domestici, perché non c'è? Ah, ok, sì, c'è. Che ansietta, che ansietta. Prendiamo in mano un altro bello vino, farm egg, e proviamo a fare un trade con questa tipa qui. Tipa, io vorrei ottenere il tuo coccodrillo. Ti do un farm egg, però lei ovviamente non me lo darà. Aspetto un attimo. Ok, me l'ha rifiutato. E allora fa niente, non è un problema. Vediamo se posso ottenere qualcos'altro di queste cose. C'è un tipo vestito da banana, giusto, che è sulla scimmia. Questo è vestito da scheletro. Una giraffa neon. Ma oddio, il pappagallo neon è stupendo. Vediamo se qualcuno mi fa qualche offerta. Ce l'ho ancora qualche safari? 2 safari. Tra dumbbell, safari, egg. Oh oh oh, un bel. Ok, sta arrivando già il primo trade. Dia Soul, un Evil Unicorn. Dove sta l'Evil Unicorn? 8. Qua io sto al 5, però ce l'ho già mega. Non mi interessa. Posso dire che è un'ottima offerta, però non mi interessa, grazie, perché ce l'ho già mega. Poi Id J Joe's Luna mi dà un corvo, che è un 10. Decliniamo subito. Vediamo se c'è qualcosa che mi sconquiferi. Qualcosa di bello. Qualcuno vuole offrire per il mio safari egg? Ok, Grade 2 Student Forever. Renna Artica. T-Rex, non ci interessa la Renna Artica, sta molto giù, tra l'altro sta al 15. Mamma mia, no, non ci interessano, grazie. Paste, mi mette i Dalmata. No, grazie. Dai, una bella offertina. Una bella offertina, piccolina, carina, cicciolina. Per ora niente, vediamo se qua ho qualcosa. Niente, non ho altri box. Perché dovete sapere che io ho tanti account fake dove vado a fare le missioni e sto avendo, cioè qua non ho mai avuto code 3, negli altri account ho avuto code 3 per fare il pet mega. Vabbè,
almeno lì. Vediamo se qualcuno vuole scambiare questo. Lily Pop qualcosa, non so se ha visto il mio unicorno mega. Vediamo se mi fa... Ah, no, ha rifiutato perché forse voleva il safari. Dai, nessuno mi fa un'offerta? Voglio fare una cosa. Se io avessi mega unicorn mega per una giraffa neon, piccola vittoria. Piccola vittoria. Uno Shadow normale, non, ma neanche proprio. Vediamo quanto sarei sotto. Shadow Dragon. Piccola perdita, neanche tantissimo in realtà, eh. Pensavo di più. Pensavo di più, giuro. Vediamo se qualcuno vuole tradare il mio Mega Evil Unicorn. Lo farei per una giraffa neon. Sì, perché vale tantissimo. Anche se guardate quanto è bello il mio unicorno. Cioè, veramente penso sia uno dei pet più belli. Ma proprio uno dei più belli. Qualcuno vuole un Mega Evil Unicorn? No, sembra che nessuno lo voglia. Un'altra cosa gigante che potrei... Oh, mi è arrivata una richiesta. Ma col cavolo che ti do il Candy Cannon. Ce l'ho, guarda, te lo faccio vedere. Giocattoli, ce l'ho. Ha rifiutato, giustamente, ha visto che ce l'avevo. Lily, oh, oh! Oh, ragazzi! Allora, non so se mi sta facendo vedere, però sì, sicuramente mi sta facendo vedere. Però io comunque gli ho buttato lì unicorno malvagio. Non so perché ha messo tutte queste robe. Io ne... per non saper leggere e scrivere, magari mi sta solo facendo vedere il suo inventario, lo accetto. Perché, ma comunque ha messo, cioè, fuffa perché non mi interessa la peregina, non mi interessa la coccinella di diamante, non mi interessa il gatto zenzero, non mi interessa mazza. Ragazzi, ha accettato. Vado. Ragazzi. Lo sto facendo davvero. Raga. L'ho fatto! L'ho fatto! Ma sono fuori di testa? Raga, l'ho fatto! Allora, fermiamo il mondo! Unicorno mega per giraffa neon. Già qua sono in piccola vittoria! Poi vabbè, il resto non mi interessa quello che mi ha dato. Mi ha dato la pe... La peregina però sapete che non ce l'avevo? Non ce l'avevo in realtà la Queen Bee. La peregina, poi mi ha dato la coccinella di diamante, Ladybug, Diamond. Poi mi ha dato un... vabbè, cose inutili che non mi interessano. Comunque ragazzi, l'ho scambiata. Ciao, ciao, non so chi tu sia, ma ciao. Raga. Oddio! Non me lo aspettavo. No ragazzi, non me l'aspettavo. Devo andare a casa. L'ho veramente fatto. Mi mancherà da morire il mio Evil Unicorn. Anzi, non lo so se ho fatto bene, se non ho fatto bene. Sulla carta ho fatto bene. Vale un pochino di più la giraffa neon. Scusate, ma voglio vedere una cosa. Elenco valori animali domestici. Dovrebbe essere il terzo. Wow. Wow. Non lo so ragazzi. Secondo voi ho fatto bene o ho fatto male? Perché per me non è andato malissimo come tre. Cioè, sulla carta ho veramente vinto. Ma tra l'altro quanto è carina la giraffa neon. Questa vorrei provare a scambiarla. Non lo so, tenerla, non lo so. Ditemi voi che cosa dovrei fare. Io torno là. Però stavolta voglio provare a scambiare. Beh, potrei cominciare con le cose base, quindi il Christmas egg. Vediamo se qualcuno vuole gli ovini, perché in realtà in questo video volevo aprire un po' di box, ma dopo questo trade qua sono troppo gasata, cioè non mi metto ad aprire le box. Voglio fare un altro scambio fantastico, un altro super scambio. Qua c'è un'altra giraffa neon che però non è la mia. Beh, in realtà ho fatto dei buoni trade, eh. Perché se ci fate caso anche quello di prima, Christmas egg, equipaggiamolo e prendiamolo in braccio. Ecco il mio Christmas egg. Raga, mi manca ancora il leone. Ci rendiamo conto quanto vale? Mi mancano il leone e l'elefante. Il leone 29 e 28, ok, non valgono moltissimo. Poco meno di un canguro? Ma il canguro è sceso così tanto? Ho un 26, però ormai devo tenermelo perché uno è della fan che ha vinto. Niente ragazzi, nessuno vuole il Christmas egg. Ok, mi è arrivata un'offerta. No, sto già scambiando. Trading Christmas egg. Trading Christmas egg.
Siamo ancora a febbraio, sì, il 26, perché mi sento che è il mese fortunato, quindi qualche uovo potrei aprirlo, visto che per me è ancora febbraio. Cioè, non so quando usci... No, quando esce questo video è ancora febbraio. Dai, dai! Poi mi piacerebbe aprire un safari e trovare una giraffa. Cioè, la sensazione di aprire una giraffa, come mi è successo col pappagallo, è stata semplicemente wow. Niente, ragazzi, proviamo col jungle. Non ho più jungle. Sì che ne ho! Mi sa di no, invece. Evidentemente no. Proviamo Candy Cannon. Anche se questo poi non lo... A meno che non sia un'offerta incredibile, non lo traddo perché è l'ultimo. Ne avevo due e lo voglio tenere. Candy Cannon, qualcuno mi fa delle offerte per il Candy Cannon. No, ragazzi. Come dico sempre, questi server qua sono ottimi se avete roba gigante da scambiare. Come per esempio io avevo il Mega Evil Unicorn e l'ho scambiato con una giraffa neon. Perché altrimenti... qua per le robine non funziona, bisogna andare nei server, quelli della lista normale, invece questi qua sono quelli dei gruppi. E niente, allora, torniamo a casa, guardiamo il nostro bottino. Ci siamo fatti una giraffa neon, un gatto zenzero. Dov'è? Dove sei, gatto zenzero? Ma cosa, che problemi ha? Ah, ok. Un gatto zenzero, un pipistrello, sole, sunshine, un'ape regina. Che tra l'altro comunque mi mancava, perché ape... Dai, mi mancava anche quella lì. Voglio andare allora un attimino alla nursery a vedere quanti me ne mancano, perché adesso mi sa che iniziano a mancarmene ben pochi, 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 pochi. Allora, questo che devo chiedergli a quegli adobmi. Il capibara, mi manca ancora il capibara! Il capibara, l'elefante. Questo mi manca, incredibile che manca ancora sta roba qua. Il riccio... Ma non ce l'avevo il riccio, non l'ho scambiato. L'ornitorinco, che è molto rinco. Mi manca... Ah, giusto, mi mancano questi qua. Sì, vabbè, certo. Questi devo scambiarli. Il frost. Ah, perché il frost l'ho scambiato... Dicevo, il frost ce l'avevo. L'ho scambiato anche per l'Evil Unicorn. Quindi devo ritornare ad avere il frost. La squid, lo shadow dragon. Vabbè, in realtà pensavo mancassero meno cose. Invece mancano abbastanza cose. Ditemi se secondo voi ho fatto un bel affare oggi. Sulla carta sì, però non lo so, voi l'avreste fatto. Devo cambiare il nome perché Gerald non mi piace. Io aspetto i vostri commenti, vi mando un bacio gigante. Ci vediamo domani sul mio canale principale con 16 anni incinta. Sì, quello che vi piace molto. Venite a vedere quelle reaction lì perché sono pazzesche. Ciao amori.